I recenti atti di violenza tra cristiani e musulmani, che hanno provocato circa 200 morti e 10.000 rifugiati nella città nigeriana di Jos, non sono dovuti a motivi religiosi, ma a interessi politici. A denunciarlo è stato l'arcivescovo di Abuja, Monsignor John Onayekan, in un messaggio pubblicato dall'agenzia Fides. Monsignor Onayekan ha espresso il suo dolore per la distruzione del tutto evitabile di vite e proprietà, così come per la sofferenza provocata a diverse famiglie e comunità. Siamo particolarmente preoccupati per il fatto che i luoghi di culto siano stati presi a bersaglio delle violenze, ha aggiunto riferendosi agli atti perpetrati contro chiese e moschee della città. Il presule ha espresso infine le sue condoglianze, a nome dell'Associazione Cristiana della Nigeria da lui presieduta, a tutti coloro che hanno perso persone e proprietà in questo sfortunato incidente ed ha chiesto di pregare per le anime di coloro che sono morti. Infine anche il Papa ha condannato questa violenza come crudele e insensata.